Ritengo vergognoso che ci sono ancora oggi negli alberghi persone che non hanno perso la casa, nel senso non erano titolari o proprietari della casa nella zona terremotata, ma erano solo affittuari. E che oggi noi, perché lo Stato siamo noi, tutti questi soldi ormai da 2 anni e mezzo, per me ho detto andava bene per 6 mesi, anche per 12 mesi, perché sta gente si è trovata da un giorno all'altro senza casa. Ma dopo massimo un anno questa gente doveva trovarsi una casa in affitto, perché loro stanno da 2 anni e mezzo, mangiano, bevono, dormono, non pagano la corrente, non pagano un cacchio, stanno una bellezza. Credo che questi in 2 anni e mezzo si avranno messo un po' di soldi da parte per potersi prendere in affitto anche un'altra casa, e là deve anche lì ovviamente intervenire l'amministrazione, il comune, e deve cercare con un decreto che le case estive vengano messe a disposizione con un congruo affitto alle persone che sono rimaste senza abitazione. Cioè, per cui lui non è che lui ha ragione, ha straragione. Quando all'epoca era in scadenza per fine dicembre, mi sono anch'io impegnato, perché non era il momento adatto a fine d'anno, ho detto faccia una proroga, perché non mi sembra il momento che tra Natale e Capodanno questa gente la facciamo impazzire. E la proroga era per aprile. Allora il tempo c'era, questa gente se ne frega perché sta comodo là dentro, e gli albergatori che acchiappano ancora i soldi pure stanno bene, anzi hanno fatto bingo. Allora su questo punto lui ha straragione.